Buon salve, miei giovani Padawan! Nello scorso episodio abbiamo iniziato la nostra avventura e siamo salpati per gli oceani. In più abbiamo mosso i nostri primi passi all'interno del tutorial. Oggi semplicemente andremo avanti e vedremo un po' cosa il gioco ci metterà davanti. Detto questo, non vi faccio perdere ulteriore tempo e direi che possiamo iniziare. Ok, eccoci qui. Come potete notare, ho rifatto l'estetica del mio personaggio, dato che avevo della roba gratis data direttamente dal gioco. In realtà avrei anche dei punti tipo per lo shop di base, però fa lo stesso. E sì, prima che qualsiasi persona lo dica nei commenti, non lo metto il cappello, non mi piace. Quello da pirata non mi è mai piaciuto, proprio a livello generico. Quindi, a meno che non ne trovo uno che mi garbi veramente tanto, oppure avrò un capitano senza cappello. So che è importante per la logica dei pirati, ma dove devo andare? Ah, qua. Ci arrivo da questo lato? Forse sì, forse no. Devo andare lì in fondo? Sì. Ok. Ho fatto la strada lunga per niente. Comunque, questo gioco mi sta attirando un sacco. Posso parlare col tizio della nave? No, perché non ho un'effettiva nave. La mia è una barchetta. Anche perché siamo ancora nel tutorial, mi spiace se il primo gameplay è stato un po' una cavolata, perché So è you're the stato kelp un po' that washed lento, ashore però. from the wreck of the Exeter. Skellock may see potential in you, but all I see is a would-be pirate with salt in their breeches. Tell me, what does the pirate king see in someone as ragged as yourself? Ok, fammi un po' vedere cosa mi dice. Un giorno io regnerò sui mari. All'arrembaggio, One Piece, eh? La Others sail with a frase più retainer no scontata wonder di they bore to sempre. their name. But if you prove your worth, even the waves will bend to your will. I expect you'll be wanting a pat on the back, treasure in your boots, and John Skellock's warm embrace. Ha! St. Anne would sooner slit your throat than be called your paradise. I can build you the mightiest ship in the Indian Ocean, like I did for Skellock with his Margaretta. But how you steer it into the waves is up to you, Captain. Ok, la nostra prima quest, cioè in realtà prima, potrei dire. Gli attrezzi del mestiere. Un capitano non può prendere il mare in cerca di opportunità senza i giusti attrezzi. Non l'avrei mai detto. Crea attrezzi del capitano per ottenere. Ok. Pirate steers their own Prendiamola. ship. Ma But how it sbaglio fares in a o war aumenta city l'infamia? depends on its maker. Ci sta. Visit my friend, Zane, the carpenter, and he will help you craft the tools needed for harvesting shipbuilding materials. Ok. Così. Take good care of your ship. Ah, non dovevo andare molto lontano, ma c'è solo questo? Sì. Ujambo. You have been floating on a splinter of luck so far. To carve a reputation here, you must get your hands bloody. It's the pirate's way. Allora, cosa c'è scritto? Farò scorrere del sangue, voglio diventare un pirata famigerato. No, no, farò scorrere del You are sangue. eager. I like it. But be careful. The blood you spill is not Ammazzo your qualsiasi own. cosa mi capiti a tiro. We can help each other. You bring me quality materials and I'll make you the best tools on the Red Isle. That way, both our names will grow. Se dobbiamo fare i cattivi, li facciamo per bene. Scusate, adesso. Progetti materiali sono necessari per creare armi e equipaggiamenti. Sì, questo l'avevo già detto. Gli attrezzi da raccolta servono a estrarre materie prime in tutta la regione. Ok. Gli attrezzi adatti, vari tipi di materiali, possono essere, ok, costruiti presso il falegname. Non l'avrei mai detto, ma il falegname. Vabbè, ci servirebbe un fabbro per costruire una sega. Comunque, come anche martelli e cose del genere, non un falegname. Però lasciamo perdere. Compra e vendi. Crea nuovi oggetti. Cosa posso creare? Allora, questo qui, il piccone base. Cosa devo schiacciare? Perché devo tenere premuto? Crea e basta. A
Anche perché sono oggetti monocolpo questi, secondo me. Non si rompono, semplicemente poi si portano su di livello. Io questi sprechi di tempo all'interno dei giochi non li capirò mai. E il falcetto, però, vabbè. Sarà per la fibra. Dove devo andare? Adesso? In gioco? Fammi un po' vedere. Sì, ho capito che mi ha dato la roba nuova. Fammi aprire la quests. Ottieni i materiali che servono al carpentiere per costruire la tua prima nave. Controlla la mappa per localizzare le risorse. Mi stavo incartando malissimo. Sì, ma la mappa non me le dice. O devo salpare? E quindi andiamo a cercare in giro. Come non l'avessi mai detto. Mi dice che devo andare di là. Qui posso cucinare. Posso cucinare qualcosa adesso che c'è un po' di risorse? Ma assolutamente no. Devo catturare del pestie. Posso partire direttamente da qua? Sì, tasto cerchio. In teoria. Salpa. A parte che potevo guardare se potevo comprarle. Comunque. Ah no! Devo scendere. Niente, quindi le troviamo lì. Le troviamo. Ok. Solo che, cioè, potrebbe dirmelo come fare. Perché non mi dice di salpare, mi dice di stare qui. Non lo so, adesso guardo in giro e vediamo. Adesso il gioco magicamente mi dice di salpare. Ok. E perché non me l'ha detto prima? Qui, cosa c'è scritto? Gestione carico, no. Gestisci nave? Ma io non ho una vera nave. Infatti non posso neanche personalizzarla. Beh, il nome lo cambiamo dopo. Cambia nave. Perché posso già cambiare nave? Ah no, infatti. Non penso proprio. Ripare, cambia nave. No, penso che dobbiamo salpare. Mi dice che devo trovare delle assi di acacia? Tipo, una roba del genere? E lì continua a brillare. Non lo so, andiamo. Proviamo a vedere in giro. E capirci un attimo. Secondo me qua o devo trovare un luogo specifico. Perché secondo me le assi di acacia, ho visto delle esplosioni in fondo, le trovo sulle varie isole. A meno che adesso provo a guardare, poi nel caso non vi faccio perdere tempo con inutili giri. Ok, ho scoperto che nel menu posso guardare la mappa e ci sono le varie risorse e ho trovato la caccia. A parte il fatto che si sta per scatenare una tempesta e ho anche ucciso uno squalo, dato che c'ero. Bastano due colpi, pensavo che fosse così complicato invece. Ma ti sbrighi? Ah ok, sono già al massimo. Come ci arrivo però sull'isola? Mi fai sbarcare da qua? Devo fare il giro? Perché vedo che c'è una piccolissima entrata. Piccola, piccola, piccola. No, 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 non così però. Eccoci qua. Ah, così. Ah, ok. Ok. Cosa? Mia, ma! Aspetta che non mi devo schiantare. Ma no, ho sbagliato.
schiatta. Mio. Maledettissimi. Direi che di acacia ne ho abbastanza. Bella la luna in eclissi, tipo. Penso che sia la luna in eclissi. Boh, torno... torno al porto. Allora, eccoci qua. Do you have business for me? I was worried you would not make it back. Prenditi la tua legna. And fortune will surely come your way. You are one step closer to securing your own vessel. Ok. Perfetto. Cos'è che mi ha dato? Ah, il kit di parazione dell'infamia. Ok. You have come many leagues in searching for scraps on the coast. If you have the silver, I will gladly sell you designs stolen from mercantile docks. With the right materials, you can build a ship to rival their best. Va bene. Ah, mi ha dato un altro contratto. Allora. Creare gli oggetti. Ah, eccola qua. Oh, finalmente posso creare la mia nave di base, tipo. Noto che l'ultima è bella grossa. Allora. Vabbè, non posso fare nient'altro che questa, per cui... abbiamo la nostra prima nave! No, ma che bella l'animazione! Carina. Adesso voglio vedere se mi hanno usato tutte le estetiche da metterci. Yeah! Abbiamo la navetta di base. Contratto completato. Ah, mi hanno dato anche già delle colorazioni. Allora, sposta tutto nella nuova nave. Beh, ovvio. Mi sembra ovvio. Speak to Thomas, the blacksmith, next. Unless you plan on ramming your vessel into the next company boat, he will build you cannons to sink your enemies instead. Ok. Dove devo andare? Ah, eccolo il fabbro. Allora c'è anche il fabbro. I normally wouldn't give a nobody like you the steam off my piss on a good day. Anche perché mi servono i cannoni. I saw your ship's got nothing sticking out of her gun ports. Fammi un po' leggere cosa dice. Non baderò a spese per amare la mia nave, ovvio. Be careful you don't nibble on company bay. Potevano metterli sotto le scelte invece che in alto a sinistra. The company knows this, so they're squeezing us tighter. Bring me supplies and I'll build you weapons to skewer those frogs. Vabbè, mi tocca accettarla per forza. Before you can take a bite out of the company, you need to have teeth. Right now, you're toothless. Ok. You need provisions. You have to get them yourself. Now, get cracking, mate. Olè. Contratto accettato. Cosa mi fai costruire di bello? Ah, posso già costruire il primissimo cannone. Yeah. Così possiamo cannonare tutti. No, che figo, anche qua tutta l'animazione. Bellissimo. Ecco, questa cosa è fatta veramente bene. Molto bella, molto epica. Molto sparata a 10.000 come cosa. Ah, posso... ah, perché ogni nave ha tot armamenti. I mortai. Solitamente questi sono quelli che vanno avanti. O questi, sui navi più grossi. Gli arpioni. Lo scudo. Ah, la cosa, la polena, la parte davanti. Cos'è questo? Ah. Le palle esplosive. Beh, fanno un po'. 10. Non so se serviranno effettivamente, ma si fanno anche queste. Ah, pure preso un coso.
Ho preso della roba. Ok. Penso che sarà sempre roba estetica. Compra e vendi. No. Partire all'attacco. Il nuovo. Ah, ce l'ho comunque con lui la missione. Aspetta, Fabbro. Arma la tua flotta con l'aiuto della comunità dei pirati. Ok, ci sono. Ah. Ah, ok, dovevo proprio selezionare quella scritta lì. It's time you rumble to the company's ships. The cocky pricks keep helping themselves to my iron. Okay. Blast them to bits. Yay! Devo essere sincero, non so come chiamare la nave. Accetto suggerimenti nei commenti. Lo dico chiaro e tondo. Perché sì, volevo scrivere qualcosa di stupido e imbecille legato al mio nome, al mondo di Star Wars, a cose del genere, ma... accetto, ripeto, consigli. Questa sarebbe la mia navetta? Non penso proprio, mi sa che devo cambiarla. Fammi leggere qua, c'è scritto. Preparare l'equipaggio bellico. L'equipaggiamento bellico, l'equipaggio bellico, sì, vabbè, ok. Procedere al menu nave in qualunque porto del covo. Beh, ovvio. Appunto del covo. Uso la mia gestione della nave, personalizzarmi, mobili, vabbè, e ornamenti, quelli vabbè. Ricordati di equipaggiare i cannoni prima di salpare, non l'avrei mai detto. Quindi questa è la nostra nuova navetta. Salpa, no, aspetta. Gestione carico, ci sono le palle esplosive, vabbè, un botto di roba che dovrò vendere o utilizzare. I tre cannoni. Gestione nave. Allora, dopo i cosi. Armi. Una. Due. Ah, non è un cannone. Sono di più di uno. Sono due davanti, due dai là. Ah, ho già capito. Questa è solo la logica del cannone comune di livello base per la nave. E poi ne hai tot. Punto. Poi ovviamente li personalizzerò in base a quello che voglio fare, a quello che voglio colpire. Ok, ok, ok. Carina, carina come cosa. Protezioni, non ce l'ho. Mobilità. Che cosa sa? Ah no, non è la mobilità, è mobilio. Anzi, mobilia. Che cos'è questa? È una roba di... Però fammi vedere dove l'hai messa. Va bene lì. Ok. Estetica. E qua in teoria dovrei avere già della roba. Ricordati di personalizzare l'aspetto della nave, bla bla bla, vabbè. Ok. Partiamo. Questo che cos'è? Ah, il colore generico della nave. Ah, ma sono quelli di base che il gioco ha già implementati. Quelli che in teoria vanno shoppati. Ah, ce li ho già tutti. Fighi? Beh, la prima mi sembra la più bella. Così a occhio. Anche perché è tutta decorata. Mia. Che cos'è? Ah, è la roba stile super mega pirata. Cattivissimo. Ma sapete che a me questo stile piace relativamente poco. Nel senso, è bello, ma sicuramente andando avanti lo cambierò. Perché è figo, non lo metto in dubbio. Ah, questo non posso ancora prenderlo. Ah, la ciurma tutta pitturata di un tipo e la scimmia con lo scheletro davanti. Carina come cosa. Sotto... Ah, ci sono i vari colori. A me piacciono i colori sul blu, non c'è neanche uno. No, più bella quella con quello scheletro. No, ho sbagliato. Un attimo. Anche gialla e nera in realtà non è brutta. No. Ma perché? Odio il gioco che prende il tasto due volte. E questa, vabbè, è l'estetica generica, quella che mi hanno regalato. Ok. Ci sta.
quindi ci teniamo questa con tutta la personalizzazione attiva. In teoria devo... ah ok, adesso è tutto equipaggiato, perfetto. Questo gioco è un po' particolare, mi dice ancora che c'è qualcosa da vedere, dopo ci guarderò, non appena solo del tempo. Ah, ecco cosa mi mancava, i fuochi d'artificio, che figo! Ah, ma è un'animazione della nave, questi? Ma che belli con le birre così. Sì, però avete completamente sbagliato i boccali, perché non so se in quest'epoca c'erano effettivamente i boccali di vetro fatti così. Non vorrei dire, ma secondo me erano di legno, comunque. Niente, direi che possiamo salpare. Questo qua che cominciano a cantare. Vedo che c'è un bruttissimo tempo davanti a noi. Ah, qua ho più livelli. Non ho più solo due, ne ho tre. Ok, e adesso c'ho i cannoni. Ma ho le munizioni? Mi sa di sì. 990, che sono le munizioni che posso sparare alla faccia. Allora, carina la musica di sottofondo, ma... io non so come... si... la logica di andare a rompere le scatole a un altro giocatore. Sinceramente non vorrei fare qualcosa che non devo, mettiamola così. Allora, ah ok, sono in un nuovo punto. Devo andare in mezzo alle isole, mi sa. Sì, direi di sì. Intanto vedo gente che si spara e si ammazza. Io vado. Premi R3 per usare il cannocchiale. Ok. Ah, è questo l'obiettivo. Ok. Va bene. Sì. Ah, ok. Devo essere più vicino. Gira, 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 gira. Ho fatto prima così. Volevo abbordarla, ma... niente. Va bene lo stesso. Volevo un attimo guardare la logica del... dell'audio. C'è qualcuno di ostile. Vedo navi che mi stanno mirando in maniera ostile, ma... ovviamente gli sparo. Ah, ma sono tipo mercantili, che ho visto adesso che c'hanno un botto di roba intorno. No. Non capisco se sono io che non riesco a abbordarle o è il gioco che ha qualche problemino su questa logica. Ah, ok, l'ho fatto. Posso tornare indietro. Carina come cosa. Bella. Tanta roba. Devo capire se in questo gioco c'è il viaggio rapido. Non mi devo stupire del fatto che ci siano altre 200 navi come la mia. Tutti quelli che giocano oggi hanno... ovviamente ho comprato la Premium Edition, è normale. E io sarò l'unico senza cappello. Grazie. Adesso mi fanno la festa perché ho devastato l'universo.
fatto che devo vendere la roba perché ho la nave che è piena di robe inutili. Oh, c'è un tipo vestito esattamente come me. Tenga. Those frogs barely put up a fight, eh? You did good, mate. Tales of your victory grow taller with every. Olè, ho sentito un ding, quindi. The other parts in Sinan. They're looking to deal with you. I've also got more jobs if you're up to it. Tanta roba. Olè, missione completa. Perfetto. Ok. Canaglia. No, sono salito di livello. Altra roba tua? Cos'è? Tutti a bordo. È venuto il singhiozzo. Molto male. But pull through and even Scurlock shall hear of it. See? Compagnie warships carry rare parts that I would pay well for. Sing the ships and the sea will swallow those parts. You'll need to board the ships. Perfetto. L'unica vera pecca di questo gioco per me che registro è che fare dei momenti salienti di battaglia, almeno abbiamo appena iniziato, però è un pochino complicato perché non è che abbia un sacco di roba da vendere, un sacco di cose da utilizzare. Dicevo, non ci sono musiche epiche, non c'è roba esagerata, cioè a meno che il gioco non mi dia di colpo roba migliore. Non saprei, sì, lo so che devo salire sulla nave e poi partire all'arrembaggio, adesso ci andremo, ma direi che per oggi la possiamo chiudere qui. Lo so che abbiamo appena iniziato, tra lo scorso gameplay e questo non abbiamo fatto un granché, però spero che possiate capire, l'inizio è sempre così, soprattutto su un gioco del genere. In più, ve lo dico chiaro e tondo, non faremo insieme le puntate in cui devo farmare, cioè le faccio da solo, sarebbero troppo noiose. Già ho intuito che secondo me qua, andando avanti, ci sarà veramente tanto, tanto, tanto da farmare risorse, soprattutto per costruire determinate parti della nave. E questo è abbastanza noioso sotto molti punti di vista. Detto questo, io sinceramente parlando la chiuderei qui. Anche perché non voglio fare questi gameplay troppo, troppo lunghi. In più, adesso lo dico chiaro e tondo, comunque questo gioco avrà la priorità, ma rimarrà alternato a Remnant 2. Chi mi segue sa che sto portando quel titolo sul canale e mi sta piacendo veramente tanto, e dato che ho ancora tantissimo materiale, anche se Skull and Bone, come ho detto, avrà la priorità, cercherò di fare un po' e un po', anche perché questo mi sembra un gioco abbastanza lento, quindi ci vorrà molto ad arrivare a un punto in cui ci sarà azione nell'interezza del gameplay, anche se la vedo difficile. Detto questo, qui dal maestro Obi-Wan per Hobby per oggi è tutto. Vi ricordo che se avete idee per il nome della nave o se volete qualcosa di diverso nel gameplay, i commenti sono lì. Ricordate come sempre che la forza sia con voi e ci vediamo a un prossimo video.